Dopo aver disvelato l'epilogo dell'avventura di Amedeo e Fabio, uomini e donne, questa mattina siamo pronti per raccontarvi nel dettaglio la scelta di Valentina Dallari. Maria ha mandato in onda i best moment di Valentina con Andrea e Gianluca. Poi si è passati all'esterne. Andrea si è presentato in albergo da Valentina alle 4 del mattino e insieme hanno visto l'alba di un nuovo giorno. Poi, quando ormai era già mattina, insieme si sono recati da un fabbro e lì Andrea ha consegnato a Valentina una copia delle sue chiavi di casa. Sempre insieme si sono recati a conoscere la famiglia di lui e infine sono andati al mare, dove ad attendere Valentina c'era uno striscione realizzato da Andrea con scritto "Ti amo, fidati di me". Valentina ha risposto "Mi fido", poi un lungo e appassionato bacio ha concluso l'esterna. Valentina ha incontrato Gianluca a Napoli. Lì il migliore amico del ragazzo gli ha elencato tutti i pregi di Gianluca, le ragioni per le quali dovrebbe scegliere lui. Poi i due si sono concessi una breve gita in barca, al termine dal quale è scattato immancabile il bacio. Tornati in studio, Valentina ha chiesto di vedere per primo Gianluca. Gli ha detto di aver sempre creduto in lui, di aver molto apprezzato lo sforzo con il quale ha cercato di vincere la sua timidezza, ma nonostante ciò non è lui la sua scelta. Gianluca ha lasciato lo studio visibilmente contrariato. Poi è stato il turno di Andrea. Valentina ha rivissuto insieme a lui il loro percorso a uomini e donne. Andrea è stato un po' la pecora nera del programma, ma nonostante il suo carattere, i suoi modi di fare, a volte strafottenti, lei ha capito sin da subito che qualcosa li accomunava. Ha apprezzato il suo spirito battagliero e come è riuscito a farla sentire importante, per questa ragione è lui la sua scelta. Andrea si è concesso qualche istante per rispondere, ma poi si è detto convinto che, nonostante le preventivabili discussioni una volta usciti dal programma, è innamorato di lei ed è convinto che insieme saranno in grado di superare qualsiasi difficoltà.